Tra due muri di cemento, un mare compatto di corpi. Chi arriva si scontra con chi non riesce a entrare e vuole tornare indietro. La gente arrivava da due direzioni, era in trappola, impotente. Ho visto alcuni cadere dal muro, calpestare la testa di chi era caduto. Potevi solo seguire la folla e tentare di sopravvivere. Noi abitiamo qui e abbiamo visto tutto. La polizia ha fatto il possibile per fermarli quando l'ingresso all'area è stato chiuso, ma arrivavano da tutte le parti. Siamo stati sommersi. I ragazzi vengono schiacciati, soffocano. Molti sono sotto l'influenza di droga e alcol. Il panico trasforma in un incubo la festa dell'amore. Il Love Parade va immer. Love Parade è sempre stato un evento di pace e felicità. Ora, per rispetto alle vittime, non si terrà mai più. Così, a freddo, questa mattina. Ma ieri notte, mentre i ragazzi morivano in ospedale, la festa techno non si fermava. Troppa gente, troppo rischioso dire tornate a casa. Per evitare altro panico, bisognava continuare a ballare.